The show. Non mi faccio incazzare. Nelle settimane scorse questo video è diventato virale. Quello che sta minacciando il professore tra le risate dei compagni è uno studente di un istituto di Lucca. Il ragazzo, dopo aver umiliato verbalmente il docente, passa ai fatti coprendo la cattedra di spazzatura. Queste immagini hanno fatto molto discutere, attirando l'attenzione della stampa. Michele Serra, un giornalista di Repubblica, ha fatto notare come queste situazioni siano più frequenti negli istituti tecnici rispetto ai licei. Questa affermazione, forse perché mal interpretata, ha dato via a una polemica che ha coinvolto diversi giornali e giornalisti del nostro paese. Nessuno però ha pensato di interpellare le due categorie più colpite da questa polemica, ovvero gli studenti e le loro famiglie. Quindi siamo venuti di fronte ad alcuni istituti superiori di Milano e abbiamo chiesto agli studenti di licei, istituti tecnici e professionali di chiamare a casa e confessare ai loro genitori di essersi resi protagonisti di una vicenda simile a quella del video. Queste sono le risposte che abbiamo ottenuto. Ma... ciao, sei ricordato di avere una madre a quest'ora? Hai bisogno? Sì. Cioè, mi stanno salendo i sensi di colpa, ti devo dire una cosa, cioè non ce la faccio a trattenermi ancora. Cosa è successo? Ti avviso adesso perché poi magari ti chiamano i professori, te non sai niente. Cosa è successo? Sono agitata, cosa è successo? Praticamente mi ha voluto interrogare perché avevo fatto un po' di casino. Mi ha fatto qualche domandina, io non ho saputo rispondere. Perché non hai saputo rispondere? Perché le cose che mi ha chiesto non le avevo studiate, mentre tutto il resto, cioè, l'avevo studiato. Mi ho messo 4. Cosa devo dire? Non hai studiato. No, non puoi dire di aver studiato, no, dai Lorenzo, non ce la raccontiamo. Io invece ho studiato, sì, ma non e mi ha voluto mettere comunque l'insufficienza. Il problema non è tanto questo. Alla fine la situazione si è complicata un po' di più. Si è messo a litigare con lei? Gli ho iniziato a dire cosa penso di lei veramente, cioè in faccia. Le ho detto che comunque è una pezza di merda che non sa insegnare, perché non sa insegnare, e mi mette 4 solo perché gli sto sul coglione. Sì, ma non sono cose da dire comunque, anche se lo pensi. Ma perché ti mando a scuola? Ma io perché vado a lavorare? Ma perché io faccio, ci pago pure le ore privatamente per studiare? Il fatto è che poi ho preso il registro, gliel'ho lanciato addosso e l'ho ricoperto un po' di insulti. Ma stai scherzando? Vabbè, ma cazzo, ma addirittura lanciargli il registro addosso, addirittura riempirlo di insulti. Ma cosa vuol dire? Ce l'avete sempre con questi prof poverini. Ma che poverini e poverini? Ragazzi, ascolta, ma dovete studiare, ma ascolta cosa? Quando io per sbaglio l'ho spinta, cioè dallo scatto di ira. Perché... Madonna, cosa hai fatto? Cosa stai facendo? Come i telegiornali che si vedono? Per me sei veramente l'uno. Una grande delusione. Io te combatto contro queste cose, che ti faccio vedere che queste cose non esistono. Tu hai fatto una cosa del genere? Ma ce la fai? Ma sì. Hai picchiato il prof? No, vabbè, l'ho spinto, non è che l'ho picchiato. Ma è successo. Cioè, non solo non studiare, ma comportarsi pure male. A me mi ha mancato di rispetto, a me non mi manca di rispetto nessuno, ho ragione io, punto. Ascolta, ma allora, che tu hai ragione, ok, ma è una tua professoressa, non hanno fatto queste cose. Hai torto tu, non no, il professore. No, non ho torto io, scusa, questo perché qua mi insulta davanti studi, a tutti e io devo rimanere zitto. Sì, certo caro mio, tu devi stare zitto e è vero che non studi, sei una capra. Ma poverini sti prof, con 30 alunni così come te, guarda che io ti avrei buttato dalla finestra. Può anche succedere a chiunque di non studiare, maleducazione cavolo, maleducazione. Quindi cosa devo fare? Io penso, da ignorante, per me tu quando torni domani a scuola dovresti chiedere scusa. Però mi spiace soltanto che tu non capisca di aver sbagliato, questo mi spiace. Cosa pensi della reazione che ha avuto tua madre? Beh, penso che comunque sia stata una reazione proprio da mia madre, cioè... Lo aspettavi? Sì, assolutamente sì. È la prima che mi insegna a portare rispetto alla gente più grande, che mi ha insegnato l'educazione. Sì, mi aspettavo questa reazione da mia mamma, ma mi ha un po' sorpreso il fatto che si è messa a piangere. Me l'ha detto subito, sei una delusione, la prima cosa che mi ha detto è una delusione. Secondo me è più brutto sentirsi dire da un genitore sei una delusione che una strigliata semplice, cioè molto peggio. Tu cosa pensi di quello che è successo invece a scuola a Lucca? Penso che sia una cosa comunque assolutamente sbagliata, perché ci sono reazioni e reazioni, cioè con un professore devi mantenere sempre
un certo distacco e mettersi a minacciare, a insultare, a quasi mettere le mani addosso, se non metterle, è qualcosa di veramente vergognoso. E lui è stato irrispettoso verso, poteva essere suo padre, poteva essere suo zio, un suo parente. E bisogna mantenere il massimo rispetto e bisogna porsi nella maniera più consona dal momento che anche loro stanno lavorando in quel momento. Secondo me hanno contribuito a, diciamo, stereotipare il fatto che magari negli istituti tecnici ci siano più appunto questi atti, invece magari negli altri, nei licei no, e comunque non è vero, perché se questo ragazzo magari è aggressivo di suo, lo fa lui, ma non è detto che tutto l'istituto lo debba fare. Non dipende dal contesto della scuola, ma dallo studente in sé. Questi episodi dipendono soprattutto dalla famiglia, sinceramente parte tutto dalla famiglia. Se non hai una famiglia dietro che ti insegna l'educazione, che non ti dia delle regole, ti comporti come ti comporti in famiglia, cioè quindi fuori sei dal peggio del peggio. Farei anche una distinzione tra scuole pubbliche e private. Io sono da poco passato a una scuola privata e vedo che c'è una netta differenza nel trattamento dei professori. Spesso nelle private si tende quasi a ridicolizzare il professore, dal momento che quasi sei te che gli paghi lo stipendio mensilmente, quindi pensi di essere a suo capo, invece sei nessuno, dal momento che c'è sempre la relazione studente-professore. Se potessi trovarti davanti questo ragazzo e dirgli qualcosa, cosa gli diresti? Che un c***o. Proprio schietto, non devi permetterti di fare certe cose con dei professori. Gli direi: vediamo se al posto del professore ci fosse stato tuo padre o tuo zio o un tuo parente, vediamo se avresti mancato di rispetto anche a una persona a cui magari vuoi bene. E magari provare a parlare col professore e trovare un mezzo, comunque un accordo insieme, in modo abbastanza pacifico, perché la reazione è stata decisamente sbagliata. Ma no, io direi solo che non deve cercare il consenso degli altri per determinare la sua persona, ma che deve costruirsi lui un futuro in autonomia. Se ti trovassi davanti il professore invece? Beh, lo rassicurerei, nel senso che è capitato questa cosa con un ragazzo assolutamente maleducato e irrispettoso, però che non succede praticamente ogni giorno, come magari hanno fatto capire negli istituti tecnici o professionali, perché io vado in un professionale e siamo tutti tranquilli. Gli chiederei scusa da parte sua, da parte del ragazzo, perché è veramente qualcosa di vergognoso. L'adolescenza è quella fase del nostro ciclo di vita in cui iniziamo ad uscire dal gruppo familiare e a cercare senso di appartenenza, la nostra identità in gruppi diversi. Quando un ragazzo mette in atto dei comportamenti visibilmente aggressivi o prevaricatori, il gruppo agisce in maniera passiva nei confronti del comportamento aggressivo. Questo porta poi a trasformare il gruppo classe o il gruppo di riferimento in un branco. Dalle interviste che avete fatto emerge la capacità anche di cercare comportamenti alternativi che aiutino il singolo e il gruppo a limitare i comportamenti aggressivi, pensando che le regole non sono semplicemente qualcosa che limita il nostro comportamento, ma anche qualcosa che ci può aiutare a vivere serenamente.